Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un glitch urgente per comprare tutti i veicoli militari usciti con DLC Traffico d'Armi gratis, senza pagare niente. E ragazzi, per questo glitch bomba assolutamente un bel pollicione in su e cominciamo subito. Per eseguire questo glitch dovrete essere in una sessione pubblica, poi dovrete avere un qualsiasi garage pieno di auto, dovrà essere pieno, contenenti almeno una LG RH8 che si compra a costo zero nel sito Legendary Motorsport. Poi dovrete aprire il menu interazione e sull'opzione rientro dovrete impostare bunker. Fatto ciò, dovrete aprire il menu interazione e dovrete diventare o CEO oppure presidente dell'MC. Questo lo potete scegliere voi, nel mio caso io sono diventato CEO. Quando sarete diventati CEO o presidente dell'MC, dovrete avvicinarvi al computer del bunker, dovrete premere la freccia destra per sedervi e dovrete premere X per accedere al computer del bunker. Dovrete premere X sull'opzione clicca per accedere, dovrete andare su rifornisci e dovrete rubare le scorte. Dovrete premere X su ruba scorte e premere X su conferma. Fatto ciò, vi farà spawnare automaticamente fuori dal bunker. Quando sarete fuori dal bunker dovrete aprire il telefono, dovrete chiamare il meccanico, dopodiché dovrete selezionare il garage dove c'è la LG RH8 e mi raccomando il garage dovrà anche essere pieno. Dopodiché dovrete selezionare la LG RH8. Aspettate qualche secondo e quando il meccanico vi avrà consegnato la LG RH8, voi dovrete salire sulla LG RH8 e a questo punto ragazzi, con la LG RH8 dovrete entrare nel bunker. Mentre ci sarà l'animazione che il personaggio starà entrando con la LG nel bunker, dovrete aprire il menu di pausa, dovrete andare su online e dovrete fermarvi senza selezionare, senza confermare l'opzione cerca amici. Fatto ciò, attendete qualche secondo e quando comparirà la schermata nera, voi dovrete premere velocemente X per confermare di voler trovare una sessione con amici, insomma. A questo punto ragazzi dovrete attendere il caricamento della nuova sessione. Quando sarete spawnati nella nuova sessione, vi farà spawnare nel proprio bunker invisibili, come se stesse in modalità passiva. A questo punto ragazzi dovrete accedere al computer del bunker, dovrete premere X sull'opzione clicca per accedere, dopodiché dovrete andare su rifornisci, dovrete premere X sull'opzione ruba scorte e dovrete premere X su conferma. A questo punto sarete automaticamente teletrasportati fuori dal bunker. Quando sarete fuori dal bunker dovrete far esplodere la LG RH8, dovrete distruggere la LG. Quando avrete distrutto la LG dovrete aprire il telefono, dopodiché dovrete andare sul sito Warstock e Cash & Carry e dovrete selezionare un veicolo militare, nel mio caso io ho selezionato la moto Oppressor. A questo punto dovrete selezionare il garage dove c'è la LG RH8 distrutta e a questo punto dovrete premere una volta X sulla LG RH8 distrutta, uscirà questa schermata nera con scritto il tuo garage è pieno, vuoi sostituire un veicolo parcheggiato all'interno? Voi dovrete premere cerchio per annullare la schermata, dopodiché dovrete aprire il menu di pausa, dovrete andare su online e dovrete premere X sull'opzione cerca amici. A questo punto ragazzi attendete che vi faccia spawnare nella nuova sessione. Quando sarete spawnati nella nuova sessione dovrete uscire dal bunker, dovrete chiamare il meccanico, dovrete selezionare il garage dove avevate prima la LG RH8 e se il glitch mostro, il glitch bomba ha funzionato correttamente, anziché esserci scritto LG RH8 ci sarà il veicolo che avrete selezionato prima sul sito Warstock Cash & Carry, nel mio caso la moto Oppressor, e a questo punto avrete questo veicolo gratuito senza pagare niente, quindi risparmiando un sacco di milioni di dollari.
e oltretutto ho fatto anche un test, ho provato a uscire dal gioco e rientrare, il veicolo rimane sempre. Ragazzi, questo glitch è veramente una bomba, vi consiglio di farlo il prima possibile, prima che la Rockstar lo patcha, in quanto sicuramente questo glitch verrà patchato nel più breve tempo possibile. Tranquilli ragazzi, che nel caso non vi dovesse funzionare al primo tentativo questo glitch, non perderete nessun soldo. Ovviamente non dovrete confermare la schermata nera, dove vi chiederà di sostituire la LG RH8 distrutta con il veicolo che avete selezionato, in quanto lì vi scalerà i soldi. Perciò state ben attenti in quella parte del glitch. Però per il resto si tratta anche di un glitch veramente molto semplice e oltretutto veloce da fare. E niente ragazzi, spolliciate assolutamente questo video, condividetelo con i vostri amici. Perciò niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orcover è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!